Grazie, sempre bello tornare e grazie anche perché insomma non piove ma fa caldo e quindi cercherò di alleviare la sofferenza climatica in qualche modo. Sì, il nemico è un concetto su cui è inevitabile riflettere quando ci si trova sul campo in guerra e nei diversi teatri di guerra, appunto, che sia il Medio Oriente, che sia l'Ucraina, che sia l'Afghanistan, che sia la Siria, la guerra porta con sé la retorica delle armi e la retorica del nemico. La propaganda anche, che utilizza tutta una serie di parole per descrivere il nemico. E quando arrivi sul campo, in qualche modo inevitabilmente rimaniamo intrisi di queste parole che descrivono l'altro come appunto un essere non umano, qualcuno che non deve essere come noi. Quando però poi sei sul campo e ti trovi, che sia nelle trincee in Ucraina, che sia in Medio Oriente, in Israele, in West Bank, in Palestina, o che sia anche su altri teatri, vedi come la guerra, alla fine, fondamentalmente, sia qualcosa che è decisa da qualcuno, lo diceva un grande inviato di guerra, che era Perez Reverte, sia decisa da qualcuno che tendenzialmente sta dietro una scrivania e fuma un sigaro, e che poi ha un effetto sulla vita di chi non ha quasi mai potere di decisione, sia che sia un civile, sia che sia un militare. Ovviamente civili e militari non sono uguali, ma ci sono delle situazioni in cui quando tu vedi un corpo disteso per terra senza vita, a chiunque appartenga è un corpo senza vita. E quindi sì, sicuramente c'è una differenza di scelte, c'è una differenza di responsabilità, ma non sempre quella vita è stata tolta da qualcuno che capiva perché la stava togliendo o la stessa persona che ha perso la vita sa perché in quel momento ha perso la vita, sa qual è la ragione. E forse perché non sempre, anzi quasi mai, in guerra c'è una ragione. E se c'è, è una ragione che è molto complessa da comprendere, molto complessa da raccontare. Io, ripeto, quando mi sono trovata davanti ai corpi dei soldati morti, dei civili morti, ho sempre dovuto fare un grande lavoro su me stessa anche per non farmi travolgere o dall'orrore o dal disgusto o dalla rabbia. E questo lavoro mi ha portato inevitabilmente ad andare a cercare una spiegazione, cercare di capire il perché e di farlo attraverso quelli che erano studi, saggi, anche solo le parole di qualcuno magari più esperto di me. E un giorno, davanti a una serie di Kalashnikov appesi in Ucraina sopra i disegni dei bambini, non ho potuto fare a meno di chiedermi perché questi Kalashnikov sono appesi sopra dei disegni dei bambini, che senso ha? Non dovrebbero esserci quei Kalashnikov. E allora sono andata a rileggermi Warum Krieg, lo scambio tra Freud e Einstein, in cui cercano di trovare un perché alla guerra, cercano, si interrogano perché combattiamo la guerra, e poi porta addirittura alla bomba di cui si parlava prima, perché. Loro ovviamente provano a trovare una risposta. Ovviamente Freud ci mette la psicanalisi ed è molto interessante anche questo, perché ha a che fare anche, se guardiamo anche alle armi, all'utilizzo delle armi, no? Cosa c'è di più distante, ad esempio, dal mondo delle donne di un'arma? Cosa c'è di più distante dal mondo dei civili, della vita di tutti i giorni, delle bombe che esplodono, del disastro e anche solo della sporcizia che la guerra porta con sé? E allora poi quando magari nelle trincee
tu vedi soldati che cercano comunque di aggrapparsi alla normalità, alla vita di tutti i giorni, capisci che poi quegli stessi soldati sono lì, sì, nel caso dell'Ucraina, perché magari alcuni di loro sono anche convinti, non tutti, di voler difendere la loro terra, ma non hanno scelto quella guerra, non l'hanno voluta. Così come non l'hanno voluta e non l'hanno scelta i soldati russi catturati, che abbiamo potuto intervistare da questa parte del fronte di 20 anni, che dicevano, e probabilmente erano sinceri, non sappiamo neanche usare un'arma, o se ce l'hanno insegnato non lo vogliamo fare. O in Medio Oriente, quando tu vedi che addirittura anche sistemi di governo che riteniamo più vicini ai nostri cercano di azzerare completamente l'identità dell'altro, cercano di disumanizzare, di umanizzare completamente l'altro, impedendo anche alla stampa di raccontarlo, per fare in modo che non sembrino esseri umani, per fare in modo che per noi siano solo delle immagini che passano su Instagram. O in Afghanistan, le donne non sono esseri umani in Afghanistan, sono, lo sapete, un'immagine coperta, non hanno volto, non hanno voce, non devono parlare. E questo è deumanizzare il nemico, privarlo completamente della sua dignità, della sua identità, sia che sia un civile, sia che sia un militare, e anche nel momento della morte, tanto che addirittura ci sono casi dove non viene neanche permessa la sepoltura dei rispettivi nemici, perché poi il concetto di nemico è relativo, ovviamente. E questo porta a fare, credo, una riflessione ulteriore. Penso, e anche qui cerco di rifarmi a parole e a scritti di persone, di autori, di scrittori che hanno raccontato questi meccanismi in maniera magistrale. Penso a Svetlana Alexievich, quando dice che la guerra non ha il volto di donna, racconta dei corpi, dei soldati tedeschi buttati al fronte, e dice: noi li guardavamo e pensavamo, da donne, chi sono? Sono il nemico o sono dei ragazzi, degli uomini o anche delle donne che a casa hanno qualcuno? La stessa cosa la raccontava anche Anna Politkovskaja quando parlava della quantità di ragazzi russi mandati a morire in Cecenia, carne da macello, o oggi. Anna Politkovskaja non c'è più, ma immaginate cosa avrebbe potuto raccontare della guerra in Ucraina, cosa avrebbe potuto scrivere. Perché quando stai sul campo, quando vedi la guerra agire e capisci che ovunque vai, alla fine i meccanismi sono gli stessi, cambiano i contorni, cambiano le dinamiche, cambia la narrativa, ma da una parte e dall'altra, e penso anche al Medio Oriente, immaginate anche la disumanizzazione fatta sia nei confronti dei palestinesi, ma fatta anche nei confronti di chi è stato ucciso il 7 ottobre, privarlo completamente della dignità, trasformarlo in una preda, trasformarlo in un ostaggio, trasformarlo in un prigioniero, in una prigioniera, privata completamente di qualunque tipo di dignità. Questi sono meccanismi che hanno a che fare, sono, nonostante il progresso e nonostante la quantità di mezzi che abbiamo per comprendere oggi, molto più grande rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, questi sono meccanismi che oggi, invece che diminuire, si amplificano. L'utilizzo della bomba atomica sulla popolazione civile a Hiroshima e Nagasaki non ci ha portato a fare una riflessione, sì, ci ha portato a farla, ma ancora oggi noi nel dibattito di tutti i giorni, nel dibattito politico, sentiamo usare la parola nucleare come ancora una possibilità. E cosa c'è anche lì di più
alienante completamente, di più disumanizzante completamente, da anche solo pensare alla possibilità di sganciare una bomba atomica su degli esseri umani, con la giustificazione che sono nemici? Questo ovviamente è una riflessione ed è un ragionamento che non deve cancellare tutto il resto, perché quando si racconta la guerra ci sono tantissimi piani da tenere presente. Questo è uno dei piani, ma per me è il piano più importante, il piano che mi porta anche a cercare di lavorare sulle parole nel modo più preciso, scientifico e rigoroso possibile, cercando di lasciare anche le emozioni il più possibile al di fuori, perché il rischio è proprio quello di cadere in quella logica lì, nella logica di pensare che c'è un bianco e c'è un nero. E sì, il giusto e lo sbagliato non si perdono, ma tutte le sfumature in mezzo devono restare dentro il racconto, devono restare perché comunque sul campo ci sono ed è sacrosanto non perderle. Ed è questo, credo, anche lo sforzo che non solo fa chi deve raccontare, ma anche chi si documenta su una guerra e su un conflitto. Non pensare mai che basti appunto la retorica della contrapposizione, non è sufficiente. Lo diceva appunto nello scambio anche tra Freud e Einstein, questo concetto viene fuori, non c'è niente di più disumanizzante della guerra, nulla. Io posso raccontare degli episodi che possono sembrare anche sciocchi, ma nelle trincee o nelle situazioni più complicate, difficili, in guerra, che sia in Ucraina, che sia ai checkpoint in Siria, che sia in Afghanistan, poi quello che tutti quanti gli attori sul campo fanno, gli attori che non hanno deciso la guerra, perché chi la decide in genere è da un'altra parte, sta molto lontano e sta al sicuro, tutti gli attori cercano di fare una cosa, di tenersi aggrappati alla vita, ed è forse questa anche la ragione che per certi versi ci permette di riuscire anche a vedere il lato della guerra umano che c'è e in certi momenti è più forte che mai, come un vaso di fiori di tulipani sul fronte ucraino in mezzo alle bombe, come una madre che cerca di tenere pulita la casa per le proprie figlie in Afghanistan, anche se non le può mandare a scuola, come anche un soldato israeliano che comunque va a combattere, va al fronte, ma conserva, cerca di conservare una sua coscienza. E questo ovviamente poi sta al singolo farlo, cerca magari di guardare oltre quelle che sono le parole che gli vengono dette. Credo che per fare questo bisogna essere anche in grado, da giornalisti, di saper guardare oltre e di saper anche andare a interrogare, chiedersi quantomeno perché, e anche di avere il coraggio di andare a fare delle domande al nemico, perché è solo capendo perché che uno può cercare, può tentare di fare in modo che non si ripeta. Perché questo poi è l'obiettivo. Sarebbe bello non dover più raccontare le guerre, sarebbe bello che non fosse più necessario dover le guerre, ma anche altro, anche raccontare chi annega nel Mediterraneo ancora oggi. Questo è un lavoro che richiede però da parte di tutti quanti noi, anche di chi è qui, di chi resta qui, richiede una grande responsabilità. Richiede anche la voglia di capire, di studiare, di leggere e di non avere l'arroganza sempre di avere la risposta, perché non sempre una risposta c'è. Io parlo per quella che è la mia esperienza, ho iniziato a fare questo mestiere sul campo in Siria quando le operazioni militari dell'Occidente erano contro l'ISIS. E lì chi è il nemico? L'ISIS, cosa significa? E se ne torna a parlare anche oggi. Cosa significa? Quanti ragazzi mandati a fare i kamikaze
e a farsi esplodere. Sono il nemico? Sì, però se uno cerca di andare oltre, a vedere perché, a vedere come mai, come è stato possibile, chi ha manipolato quella persona, chi ha deciso, chi è il responsabile? E allora se cerchi di salire poi all'indietro, di riavvolgere il nastro, ti rendi conto come i nemici siano, ripeto, persone che molto spesso non vedi sul campo, sono altrove, sono i trafficanti di uomini, sono i mafiosi, sono i tiranni, sono i dittatori, sono quelli che non hanno a cuore appunto la vita umana, hanno a cuore i propri interessi e sono molto spesso persone che noi non raccontiamo nel quotidiano, lasciamo che sia la retorica, lasciamo che sia la propaganda, la contrapposizione appunto a dominare il dibattito. Riusciamo poche volte, anche per questioni di difficoltà pratiche oggettive, a portare davanti agli occhi dell'opinione pubblica i veri responsabili. Questo dovrebbe essere il compito delle corti internazionali, ma sappiamo che il diritto internazionale è qualcosa di ancora imperfetto, è un concetto ed è anche le istituzioni del diritto internazionale sono imperfette, perché sono fatte dall'uomo e ogni volta si ritorna a una contrapposizione che non è fatta solo di diritto, ma è fatta anche di interessi politici, è fatta di interessi economici. E quindi anche qui facciamo fatica poi a vedere, a guardare negli occhi e vedere ad esempio assicurati alla giustizia i veri responsabili. È molto raro. Io penso anche alle parole di Carla Dal Ponte, che cercò di portare ad esempio davanti a una corte Bashar al-Assad, il presidente siriano Bashar al-Assad, non c'è mai riuscito nessuno, nonostante la quantità di crimini di guerra commessi. Penso anche al ritorno dei talebani in Afghanistan. Nessuno mi pare che più di tanto si preoccupi e stia lavorando per cercare di mettere in sicurezza e dare giustizia alle donne afghane, a parte chi sta sul campo e lavora come emergency per questo e per far sì che siano i civili la prima preoccupazione. O penso anche alla difficoltà che abbiamo anche oggi nel dibattere sul conflitto in Ucraina senza per forza dover cadere nella contrapposizione diamo le armi sì, diamo le armi no. Ricadiamo ogni volta appunto nella retorica di guerra, nella retorica della propaganda e nella discussione sulle armi. Quanto c'è di più lontano dalla vita quotidiana di un'arma? Vedendole da vicino, vi assicuro, non c'è niente di più folle. Da donna poi aggiungo anche che non c'è niente di più lontano dal mondo femminile. E qua ritorniamo a Freud. E anche nella vita di come è concepita la guerra e di come è concepita la gerarchia militare degli eserciti, ma anche dei miliziani, dei gruppi terroristici, non c'è niente di più lontano, perché sono logiche totalmente illogiche e totalmente lontane da quello che è il concetto di giustizia e di rispetto della vita umana. E allora però, ancora una volta, ti trovi di fronte a uno scenario che per raccontarlo e per comprenderlo necessita di una sfumatura infinita, di una gamma infinita di parole, parole che non devono restare tali e che la speranza è che diventino appunto un agito, diventino un'azione, come è il caso appunto di chi sta sul campo, come gli operatori umanitari, che tutti i giorni cercano in qualche modo di combattere questo meccanismo e lo fanno senza armi e senza retorica, molto spesso, nella maniera più corretta possibile.
E inevitabilmente mi viene poi la conclusione finale di tutto questo ragionamento, è che in guerra c'è un solo nemico, che è la guerra. E questo non lo dicevo io, non lo dico io, ma lo diceva Gino Strada. Grazie.